E Uguali, poi ci sì. sono le una è a grappolo e l'altra invece si Ce n'è solo una qua. Dici, metti quelli che ce ne stanno due. Ah, mi ero dimenticato che l'F-16, l'aereo baracca, quindi non ce le ha tutte e due, È perché è la versione svedese, la versione baracca. è vero. Piano con le minacce. Ragazzi, ragazzi, mi sto eccitando. Ma l'avete pubblicato sul gruppo Discord? Sì. Pure taggato tutti, Drangol. Sì. Mi sto sentendo male. Ma che cos'è? L'Eurofighter sta Ancora con uscendo. l'Eurofighter, l'Eurofighter. Fighter. Ma Oh, è la fotocopia del l'hai Beacon, l'Eurofighter, c'è icona, anche ricompensato? Ehi, la sì, fotocopia vabbè. del Beacon, è la fotocopia del Beacon, Dai. Cioè, l'Eurofighter è un aereo proprio sexy. Non spariamo vighenate. Ha detto che è la fotocopia del Ma tu te Beacon. immagini tutti gli italiani che abbandoneranno l'F-18? Eh sì, beh, però non è imbarcato, eh. Vabbè, Chi ne frega, vabbè, siamo gli aeroporti però a terra. No, più che altro io adesso domani mattina preparo il caffè apposta su questa cosa, ma vi do l'anticipazione con quest'aereo qua, di quello che penso io, di quest'aereo qua, secondo me ci vuole una sola cosa insieme. Cioè, è un po' come il cappuccino che ci vuole il cornetto, eh? Sapete sentiamo. cosa ci vuole con quest'aereo qui? No, Ve dimmi. lo dico. Certo. I Diccelo. Balcani. Ci vuole la Oh, mappa dei Madonna. Ma ci Balcani. vorrebbe proprio una mappa europea. Ci La vuole, io spero che aggiungano la Libia, però. Se Libia. aggiungono la Libia la vado a borbandare tutti i giorni. Cioè, mi sveglio la mattina e vado a borbandare la Libia, subito. Ma che faccio oggi? Lasciami perdere che devo fare la stessa cosa. Devo L'immagine tipo tutti i nostri rispettivi mogli, parenti, tutti. Ma che fa? Devo bombardare la Libia. non mi scassare la minchia. Ok, io ho montato 4 JSO, vediamo che cosa succede. Ma che ne so. Arrivo un secondo. Ma ha frizzato? Non ci credo. No, ma ha frizzato l'ICS. Che sta succedendo, signore? Mi ha frizzato l'ICS. Ragazzi, mi sentite? Sì, Sarà ora. colpa delle JSON, molto probabilmente. Sono JSON, vero? Le deve caricare ancora, forse. Non le hai mai caricate, magari ci sta mettendo un attimo. Basse. Cioè, la vista esterna. Invece c'ho il computer che sembra una stufa al mese di dicembre. Mamma mia, il caldo. No, via ragazzi, mi è frizzato DCS, ma porco cane. Task manager. Poi si chiama gestione attività in italiano. Sì, è ripartito. Davvero, ho avuto problemi a caricare. E che l'ha montata sul serio, gli pensavano. Beh, ma questi perché non partono? Ma porca puttana! Eccola, l'abbiamo detto. Ok, è questa qui e questa qua. Figen, figen. L'unica. Vabbè, senza tanker non si fa refueling, lo dovrò rimettere a posto. Vaffanculo. In questa mission? Ci hai fatto uscire niente, in pratica? No, non ci ha fatto uscire per niente, ci ha fatto uscire per rimettere a posto tutto. E poi. Accenditi, Che ti no, buttiamo solo i giù? tanker sono fermi a terra, poi per il resto funziona tutto.
Comunque sono troppo vicini i bersagli, ragazzi, te lo dico. Cioè, alla fine questa mappa di Mariana Island, sì, è la novità del giorno, però come il Caucasus. Ma no, allora, il No, il top de... Caucaso c'ha belle distanze, volendo. Sì, no, no, dico come il Caucasus non c'è nessuno. Come La gli altri Siria. non fanno. Non c'è nessuno. Golfo Sei Persico. La Siria al l'unico. Golfo Persico. Tu sei l'unica al mondo. Yo. Cielo grigio su, cielo grigio giù. Foglie gialle giù. Cerco un po' di blu. È la nostra canzone. Dove il blu non c'è, Mi è dove il cresciuto di blu Pietro. non c'è. Vai, andiamo avanti. Sogno Santa Monica. Eccola Così, vero? qua. Ritracciamo la rotta. Sogno e vedo solo freddo, tanto freddo. Enters. 50 feet ci voglio mettere. Enters. Vediamo che cosa Enter succede. Sandman. Enter. Ta-ta-ra-ra-ra-ta-ra. Stasera c'è un babbio strano. sì, la serata canterina. Eh no, siamo felici perché hanno fatto gli aggiornamenti nuovi, ragazzi, basta. Chi è che non sarebbe felice? Io sono fermo da mezz'ora qua. Ancora non riesco, non mi ricordo più manco che dovevo fare. Dovevo accendere l'aereo. Però io penso che non gli costerebbe niente sull'F16 a mettere la ground speed, sull'HUD. Due Anche sul cose devono 18, mettere. anche Anche sul sul 18 18, esattamente. sì. Due cose devono mettere sul 16, quella cosa lì, e poi devono mettere la possibilità di vedere dove sono i Tacan, così, sull'HUD. Cioè, ci vuole tanto a mettere un segnetto, Devono così. mettere, devono aggiungere ancora le CM, però non le CM, le flare, i chaff e basta. Cioè, c'è un sistema di ECM serio. Cioè, Sì. qua c'è tutto il tasterino per la programmazione, non capisco perché ancora. Cioè, alla fine lo devono fare solo copia e incolla da BMS e basta. Cioè, che gli costa? Non penso che sia così facile. No, lo so, sto scherzando. Però, insomma, diciamo, non è impossibile, ecco. Senta. Ragazzi, io sto per sganciare delle bombe che costeranno un casino di soldi, ma un casino. Quanto costeranno le JSON? Perché fanno casino, costano poco, credo. È un bel po' costa. No, secondo me arrivi anche a 100.000 Un milione. a unità. Allora, costavano 500.000 euro i Maverick. Prepara così cari che poi li butti via e non li usi più. Allora un milioncino. Un milioncino costa No, poco. no, 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 ragazzi, no. No, non è un possibile. milione no, un milione no. Compri la spara, quattro pezzi di lamiera adesso. Sì, quello che Non vuoi. proprio, No, dai. no, ora non esageriamo pure con le cose che dici. Vabbè, se i Ma Maverick costano 300, 5, 300, quelle. 400.000 euro, non di più. Vabbè, ma poi Dici? con la produzione di massa si abbassa il prezzo. Vediamo su Quelle Wikipedia. fanno tutte in Cina, quelle cose lì. Vabbè, arrivo. Vediamo subito. No, quelle no. 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 E se no ti fregano i progetti cinesi. Ah, tu dici che poi gli colano sulla polvere da sparo e li mettono dentro il Là burocarco? c'è il problema dell'F-35 Allora, cinese. costo 246.585. Ehi, se non costano E tanto. sono quei 5 euro lì che mi danno fastidio a me. Eh sì, che Ah. Se spiccioli. Perché non fosse 5 5 5 per poi lo spendono sui 25 euro. soldi. Comunque costano poco in confronto all'altro, Vabbè, poco, più o meno. eh? Non pare, ci sono armi che costano. Ah, non so, un po'. Ad esempio, forse gli armi costano ancora di più, mi sembra. Sei tu gelo quello col 18? Probabile. Sì. Stai rullando? Sto decollando. Guarda, no, un'arma Se costa vuoi tanto. mi allineo da un lato e decollo No, insieme. perché sentivo un rumore di Aereo. cartina, pensavo stessi rullando. Ah, no, no, no. Eccola, un'altra Vabbè, battuta delle Però 22:36. ti
per questa non ti aspetto. Veramente. Allora, power. Oh. Abbattetelo. Scappi, ti seguo allora. Se non ho dimenticato qualcosa, ma se mi si spezzano le ali a metà strada. Uno ti ha messo le armi? Io ho messo i... Vabbè, sto andando io. E ci sono i due Sam, ricordatevi là. Dove? Ma lì serve, ma ci spara qualcuno. Contro. Ma cioè, ma io le difese russe non le devo superare. Ma che scemo che sono. Andiamo a vedere se riesco a lanciare questa roba. Tic. TGP. Master Arm. On. Mil. 5. 0. Amore, si da fare allineamento pure di sta roba. Beh, ma è veloce, pensavo peggio, sinceramente. Mi piace proprio la vita difficile. Chi è questo qua? Allora, menu. Ragazzi, dov'è che... scusami, continuo. No, no, era giusto. Dov'è che dovevo andare per support? Ma chi ho agganciato io qui davanti? Sì, no, ci sono nella schermata del bit. Ah, no. No, no, in bit. Andare in HMD ed è in basso. Ragazzi, lo sapete una cosa che fanno nelle... Ho scoperto che... L'avete presente la leva d'armamento del sedile, no? Sì. Ho scoperto che per tradizione molti piloti la ingaggiano solo nel momento... proprio nel momento prima di partire. Perché? Così si dovrebbe fare. Ma non lo so, dicono che è una cosa... Teoricamente. Per evitare di sputarti fuori prima? Esattamente. Sì, ma poi dicono pure che è una cosa che porta fortuna. Ah, questo può essere. Però nelle checklist la fa mettere... subito... all'inizio. Vai, sì, sì. E tra l'altro all'ultimo proprio chiudono la canopy. Sì. Bello per un problema di caldo. Sì, sì. Scusami, io sono sul menu support, però a sinistra non c'ho... HMD? Non ce l'ho. E l'hai acceso? Sì. Strano. Prova a fare il test prima, allora. Ah, è vero, bisognava fare il test e questo dovrei trovarlo su... Displays, forse. HMD in test, ok. Marimane. Infatti, ora che ho fatto partire il test, l'ho fatto uscire. Ma quanto è bello, ma quanto è bello. Ma quanto è bello, madame Lorena, ma quanto è bello, 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 no. A posto. Ma ci sono anche... Questo mi piace. Per darvi l'ok? Sta che togli... devi fare... Cage on cage. Premilo, ti dice un po'... Che è arrivato il cagacazzo a rompere i coglioni. Chi è? Chi può essere? Chi è? C'è un problema con l'allineamento, eh? Aspetta un secondo.
Perché mi dà un'altezza negativa? Anche a me mi dà un problema con l'allineamento. È vero? Questo non lo facevo. Signori, anzi. Le ostilità sono aperte. Qui sono missili che partono, signori. Questo oggi non lo faceva, mi dà adesso un allineamento di un'altezza negativa. Cioè mi dà tipo meno 100 piedi, meno 200 piedi. La pressione atmosferica. Impostata. A quanto? A quanto mi hanno detto l'aeroporto. Come ti sposti? Cambia anche la pressione barometrica. Allora, io però ho l'HUD messo strano. Perché? C'è Bento. Perché praticamente l'ho tutto spostato da una parte, ma è come se mi avessi fatto un allineamento fatto male. Provo a fare l'allineamento. È fatto l'accensione veloce, pure sì. Sì, sì. Ok, mi è sparito e mi è sparito anche il velocity vector, sinceramente. Il velocity vector è acceso. Controlla nel pannello. Allora, nel pannello flight path marker. Dove si trova il pannello avionics? No, no, pannello HUD accanto allo stick. C'è per lui. Sì. E là ci sono tutti i vari switch dell'HUD, cioè il velocity switch, altitudine radar, bla bla bla. A parte questo. Cioè il marker. Ok. No, ce l'ho. Ok. Vediamo se le mie bombe vanno dove devono andare. No, io volevo non savoir. Voglio riprendere. Ora mi sa che non funziona più l'accensione automatica. Beh, non me ne frega niente, però capito. Come c'è tutto, rompe. Magari uno sì. Va di fretta. Stanno arrivando le mie bombette che ho lanciato. Vediamo se vanno dove devono andare. Ma per vedere andare dove devono andare. Come sbulazzano, dove... guarda. Lasciate un casino. Per non chi non avesse sentito, le ostilità sono aperte. Ho capito. Vuol dire che ci sta per buttare giù, capito? Vuoi che ti butto giù, Zeus? Guarda che io sono il migliore pilota del mondo. Sono un po' lente, però, lo sai. Allora. Sì. Ma forse andavo piano, ero basso. Forse di basso. Però sembra anche che non stanno andando dove devono andare. Perché stanno tentando. Ce n'è una dietro che sta proprio ferma. Ah, queste sono a grappolo dunque. Le A sì. Le C sono quelle. Ma non c'erano diverse. Cos'è quell'aeroplano qui che vola? È la tua bomba questa? La GM154A? Cioè, non ho beccato niente, fammi capire. Ma no. Sei tu che hai sparato la GM154 qui? Chi l'ha sparata quella cosa? Una cosa, come Lorenzo, scusami, può sembrare stupido, però io, alcune volte, perché noto che certe volte... Ma solo alcune volte? Va a capire, con motivi stupidi. Lo sai che cosa faccio io per evitare certe volte questa cavolata? Mi faccio mettere i Wilchocks. No, ma effettivamente, guarda che porca miseria, io sono... Cioè, ho l'HUD tutto da una parte. Esatto. Prova la prossima volta che fai l'accensione, prova a farti mettere i Wilchocks prima di fare tutto. Perché magari certe volte pare che è come se si muovesse, ma quando in realtà uno non porta niente. Ma guarda che è brutto, guarda che c'ho tutto da una parte. Mm-hmm. Sì, no, ti capisco. E io ho provato a mettere i Wilchocks. Vediamo che succede stavolta. Io l'ho fatto un paio di volte, onestamente. E non dovrebbe essere un po' grave. Vediamo un po' adesso. Riproviamo. Faccio tutto. Guarda, Gelo, una volta che ho fatto quello là, che ora mi dà quel roll di X, di Y, che si aggiusta con il TDC, poi puoi dare l'ok. Basta che ripremi su Ally e lui lo salva. Ah, ok. Grazie del GPU.
grandi del GPU e prendono anche le cose che si muovono. Allora. Allora facciamo così, quindi intanto che faccio un bel un gran crew automatico, Will Chalks vado a fare un'altra Place. cosa. Tu appicciati da solo, io arrivo subito, signori. Senza È aereo che ritornato mo discordi. nella modalità che mi fa Che vedere tutti senso? quanti gli schemi. Proviamo con Hai messo stop sul bit test? Mi dice restart. Come restart? adesso dobbiamo fare l'allineamento veloce, Ah, lungo. ok, dai, sta bene. Dice HMD restart. Ok. Io Il posso bit test, fare dopo che fa un ciclo di segnalini che ti fa vedere, puoi premere stop e ti esce go. Può essere che sto dicendo una cavolata, però sai com'è. Provare non noia. Ma io l'ho messo in workshops, eh? Io sto provando così, vediamo che cosa succede. Perché noto che è come se alcune volte si muovesse l'aereo. Poi se ho detto una cavolata, anche lo studio. E allora, vediamo un poco. Ok, accendiamo l'aereo. Proviamo così. Comunque non ho colpito niente, giusto? Cioè, gli hanno fatto né caldo né freddo. A 62 mi dà ready. Io lo faccio arrivare a 50, eh? Ma secondo me dovrebbe arrivare a molto meno. Va bene, sì, però in autostart prima, quando partivo in autostart, io a 50 ti facevo andare, diceva che era completo, per fare un allineamento medio veloce, ovvio. Poi comunque mi sembra che l'allineamento quello HDG, mi sembra che si ferma a 60, una cosa del genere. Che poi se non vado errato, almeno io faccio così. Se voglio fare l'allineamento lungo, tengo per 30 secondi l'HDG e confermo le coordinate. Dopo 30 secondi faccio il norm e il norm lo tengo fino alla fine. Quando arrivo alla fine lo passo in navigation. Almeno io in genere lo faccio così. È sbagliato come cosa? Boh, ci mi ero dimenticato anche di dargli le coordinate, quindi vabbè. Praticamente ti spuntano sull'ICP a destra e tu premi Enter. Sì, però il problema è che era arrivato già a 90, a 50 e quindi niente, adesso devo fare. Guarda, non lo so. Hanno cambiato sicuramente qualcosa, però ancora devo capire cosa. MDS acceso. Questi li possiamo accendere. Ok, maschera testata. Non me ne frega niente del Master Arm tuo, Valerio. Ah, ma che vuoi? Io sto Non voglio provando. sentire tutti i cazzi tuoi. Se c'hai da dire una cosa, dilla, ma non mi raccontare che ti stai a chiudere la lampo, che ti stai a togliere la camicia, me ne frega cazzo. Maremma cane, maremma. Oh, ma che ve ne pare, raga? Bah. Bah. C'è da parlare della strumentazione, parla della strumentazione. Che hai acceso il Master Arm a Piazza Venezia, non gliene fotte un cazzo. Non ho acceso il Master Arm, ho fatto il test della Non me ne maschera, frega un va bene? cazzo, non me ne può fregare di meno. Ecco.
Però c'è qualcosa che non va in questo allineamento. Ok. Parla da solo. Madonna, come ti preghi, Zeus. Uno se sta concentrando, non vuole acchiappare gelo, non lo posso acchiappare perché devo sentire le stronzate che dici te. Ariecchi me. È tornato. Vediamo un po' che cosa muove. Marimma cannella. Si è pure girato sotto sopra per lanciarmi il missile, sto pezzo di merda. Allora, hai visto che ma per andare dove devo andare? Da che parte devo andare? Allora, l'allineamento, sì. Devo andare a destra. Se tu monti le armi prima che lui abbia finito, lui ti spalla. Togli il ready. Sì. Esattamente, fino a qua ci siamo. Oh, c'ha ragione Zeus, che prima ti armi e poi accendi. Sì, no, ma l'abbiamo fatto così. Adesso ritorno in off, ritorno in off, rimetto allenamento lungo, aspetta, hai detto 30 secondi, giusto? Ah sì, più o meno. Perché probabilmente anche la bussola, leading, ti deve stabilizzare. Io lo tengo 30 secondi in meeting e poi passo a quello norm, se voglio fare quello lungo, diciamo. Almeno cos'è che sta disponibile a Reaper? Almeno così c'è scritto da manuale. Poi se è sbagliato... Cioè, lo metti in norm quando? Dopo 30 secondi che si è, diciamo, preparato. Se tu prima lo metti in sphere jading, ok, confermi tutto, ci sta circa 30 secondi che lui ti spunta, ti dovrebbe spuntare un ready. Quando ti spunta quel red intorno al 60, no forse anche di meno, comunque ti spunta un ready, tu in quel momento prendi e passi a norm, e quello è l'allineamento lungo. Quando vedi che arrivi all'allineamento che ti interessa, che sto 50, puoi passare in navigazione e in teoria potresti partire. Almeno è così, cioè sul manuale c'è scritto così. Poi ora non so dirti se è il manuale rispetto a quello che hanno fatto oggi è cambiato qualcosa, eh? Cioè io me lo sono letto in manuale, c'è scritto così. Bastardo, l'hai preso? Preso? Sì.
Dove cazzo stai andando, Harry? Vediamo che cosa mi succede adesso. Risalente Papuano. Trio. Ok. Proviamo adesso. Ok, ho fatto un allineamento tra virgolette veloce. Vediamo che cosa mi dice adesso. Perché non è possibile che... Ok, questo lo posso... Ok. Allora, fammi vedere... Allora, questo... Allora... Questo lo passiamo su priority. Chi è Lawrence? Chi è Lawrence? Boh, in questi giorni si è visto in questi server. Anche su Discord, se non so. Sì, Lawrence B, faccio parte del gruppo d'amici, non sono stato online per un periodo. Ah sì, ma c'è un Reaper per terra qui. Sì, anche quello non è partito, non so il perché. È partito solo l'Awax. Molto probabilmente perché ho messo questi tre, sono uncontrolled. Uncontrolled pensavo che non potevano essere controllati. Invece un controlled significa proprio che stanno là e non si muovono. Che macchine micidiali che sono. Mi piacerebbe che lo pilotarne uno. Sì. C'era un film, non me lo ricordo più come si chiama sto film. C'era un film della storia di un ragazzo, cioè di un signor ragazzo, boh, vabbè, che faceva proprio questo mestiere. Non mi ricordo come si chiama sto film, aspetta. Good Kill. Ecco. Per i cristi, bisfrattati, trattati malissimo. Remove. Ok. Perfetto. Copy. Mamma mia. Allora, vediamo. Vediamo ora, fammi provare a me, casomai lo... Allora, adesso il Velociraptor ce l'ho, eh? Prima sì, proprio... No. Anche io. Vi vado a mettere in pista. E vediamo che succede. Zeus non si sente, la cosa è pericolosa. Ma sta covando qualcosa lì di sicuro. Il gatto ci corre. Mamma mia, che... Partiamo insieme? Sì. Mi piace tutta la mia sonno. Ok, 29.62. Devo sistemare il quartè. Niente, è più forte di lui, non andiamo. Ah, ma che vuoi? Sto parlando con Lorenzo. Lorenzo, lo di Z. Mettiamo 4. Aspetta che sistemo la cosa e partiamo insieme. Andiamo. Ok. Fermati. Andiamo. Allora. Ok, quando vuoi.
Ok, allora 5 gradi a salire Sì. sull'afterburner. Sì. Ok? Allora, una cosa. Ok, stand by brakes. Brakes, Freno, brakes. freno, freno. No. Via. Che fortuna che in Oddio. inglese non è cinese. Perché mi va tutto da una parte? Ancora? E mi va tutto da una parte. Prima lo controllavo meglio quest'aereo. Niente, e si butta tutto da un lato, guarda. Forse c'è vento. No, no, Sì, si butta tutto da un lato. l'HUD, vero? Si butta tutto da un lato. Assolutamente, assolutamente. Lo Perché fa c'è il anche al vento. 18, oggi no, però lo fa anche al 18, di solito selezionando l'HUD, cage and cage lo rimette E quello è quando c'è vento, cioè l'HUD si sposta lateralmente. Con cage and cage lo cioè come se lo bloccassi al centro. adesso io cheggio ma io lo fa Ancheggio, ancheggio, cheggio c'è qualcosa che non va. scusa, provo ad accendere un secondo il master arm. No, niente, è buttato tutto a destra, c'è poco da fare. Stamattina non lo faceva, eh? C'è qualcosa che non mi quadra. Ma non lo faceva, cioè. No, no, non lo faceva proprio sta cosa. Hanno distrutto anche questo. Via. Hanno distrutto anche questa cosa. Complimenti, bravi, hanno fatto un bel lavoro. Sì, no. Però almeno adesso l'heading è giusto. Cioè, ti ricordi che prima certe volte capitava che addirittura l'heading che c'era scritto come si chiama? Sull'IN, come che base si chiamava? Sull'INS era diverso dall'heading che ti spuntava sull'HUD? Proprio completamente diverso. Ora questo non lo fa più, però in compenso si è spostato tutto l'HUD da un lato. Bene. Come dovremmo volare con questa cosa qui? Ah, non lo so, ma comunque non si vuole mica tanto bene. Infatti, guarda, sballata anche la bussola. Perfetto. Perfetto. Io ne prendo un'altra e ci riprovo. Will Chocks, proviamo a metterlo. E faccio l'autostart a sto giro. Vediamo cosa succede. Guarda, se fosse un problema solo di autostart, cioè nel senso che uno non deve fare l'autostart in certe condizioni, non è un problema. Però. Ma non ci siamo, via.
Non ci siamo proprio. Ma preso. Non ci credo. Non ci posso credere. Ma fatto. Chi? Caster. Vendetta, senti, lo tremenda vendetta. Sentilo, come go? Posso andare a dormire? Questa cosa la rinfaccerà per i prossimi 20 anni. No, adesso mi ucciderà per le prossime 20 volte. Mi si è spenta la telecamera, però... mi sta per schiantare. È schiantato. Ma io penso che quando Zeus si fa abbattere lo fa apposta tanto per darci il contentino, eh? No, ancora un po' gli tiravo l'aereo. Ma ha tirato di tutto di più. Gli ho tirato tutto quello che avevo addosso, gli ho tirato. E te lo piglio stavolta che non mi ha visto probabilmente, o non lo so perché ce l'avevo davanti. Non so se mi ha visto, ho detto approfitto, sparo. No. È strano Zeus. L'altra volta pure si è fatto abbattere due volte da me, di fila. Ma. Chissà. Saremo 20-0 per lui, 20-1 per lui, perciò. Sì, no, vabbè, ma quando fa così lo fa apposta, ragazzi. Passeranno altri 27 mesi prima che lo prenda un'altra volta. Sì, no, secondo me lo fa apposta, perché vabbè, dice, tanto poi quando voglio li butto giù. Ogni tanto li facciamo aumentare queste statistiche che hanno. Ma no. Facciamogli mettere un 1 allo 0 ogni tanto. Com'è che si chiama quello che dici che stai usando tu, Zeus? Il Bigen. Ma sì, non si chiama. Ah, davanti, perciò è qui in cima. AJS 37. Yes, sir. Ah, ce l'avrei nel free to play questo, volendo. Sì, ma è un aereo per attacco navale, attacco a terra, non è un aereo per combattimento. No, c'è anche Lorenzo. Chi è entrato? Buonasera. Charlie, ti stanno facendo il tuo aereo, eh? Che è successo? Vogliono farti il tuo Typhoon. Ma parli della Eagle Dynamics o...? No, della Etablu. Aspetta, di che si tratta? C'è una moda? No, devono fare un modulo ufficiale. Stanno modulando l'Europa. Ma veramente, che figata, finalmente. Lo compro a qualsiasi prezzo. A me lo dici. Secondo me non sarà cliccabile, però. Vabbè, ma forse col tempo magari. Ma almeno l'accensione voglio capire come si fa di quello. Secondo me sarà un modello tipo quelli di Flame. Sì, quello secondo me. Ho questo brutto presentimento. Dici? Mi sembra strano che o si inventano le cose, cioè sai, l'avionica eccetera, se la inventano. O se no mi sembra strano che diano i progetti ufficiali. Allora, considerato che nel 2000, cioè stiamo parlando di 20 anni fa, c'era Eurofighter 2000. Diciamo che l'Eurofighter è stato progettato per essere sempre modernizzato, no? Quindi può dare, sai quante tecnologie hanno aggiunto e quante vecchie magari versioni. Magari usano quelle vecchie. Sì, sicuramente. Sì, tipo il 18 abbiamo... Super Hornet. Ecco, noi non abbiamo il 18 Super Hornet, abbiamo l'Hornet, no? Quindi potremmo usare, invece che l'Eurofighter, il Typhoon, quello di oggi, moderno, inseriamo magari il Typhoon del 2005. Quello è chiaro che
quelle moderne non le daranno mai. Ma è comunque un bestione di aereo, cioè anche sì, la vecchia versione. Cioè... Mi se... Così come la Apache, mi sembra che la Apache sta da anni. Ma la Apache? Allora, io ma non sono esperto di quell'elicottero, però so che è in fase di... cioè sta per andare in pensione quell'elicottero, Non saprei sinceramente. Hanno un sostituto sicuramente. Il video no, anche quello che stava, sai, il Battlefield 4 e 3, il Viper può essere. Ma il Viper dovrebbe essere il dovrebbe essere tipo il Cobra, quello, quindi l'amico, il fratello più piccolo in teoria. Sì, ho scoperto che tipo c'è un'altra versione di F-14 nuova, moderna, che hanno l'Iran, se non sbaglio. L'Iran... scusami, Typhoon, Lorenzo, sì. L'ho fatto di nuovo tutto da capo, sempre lo stesso problema. Sì, sì. Del tipo il Cobra non è un serpente? L'hanno Cobra. Portato, niente. Comunque io devo andare, dopo più tardi arrivo, no? Gli altri due. Ciao, bellissimi. Ciao. Allora, in realtà le cose le colpisce, le prende, però sì. Se... Però è storto, che devi fare se è storto? Lo raddrizzi, lo porti dal fabbro, due martellate e te lo raddrizza. Lorenz non entra perché ha detto che poi ci sono i suoi genitori che dormono. Oddio, ora si è addrizzato. Ed è la tua età e la Per favore, non lo so, lo cacciate, lo buttate giù. Un macello. Non ti preoccupare, Valerio, ora me ne vado. C'è un bel vento attraverso. Beh sì, purtroppo mi tocca. Perché la mucca non fa mu e il merlo non fa me. È dirigibile marrone, senza dire. Esatto. Vedete che c'è qualcun altro che apprezza. Bello. E ho comprato l'astronave, no, ma senza. E dicono tutti così, eh? No, mi devo comprare quella col palminatore, sto a posto. Quanto costa quella bella? Mi sa che ve l'ho già chiesto. Quello del minatore? Intorno, io ho un po' di amnesie. Intorno a un paio di milioni di euro. Ma qual è? Qual è il tuo arma? La Protector. Niente, si è storto di nuovo. Si storce quando fai le virate, praticamente. A seconda di come c'è il vento. Non ha capito, eh? Non mi credete, non mi vogliono credere. Non ti credono? No. Bisognerebbe provare a togliere il vento. Non l'ha mai fatto però prima, come mai? Perché non c'era vento. Esatto. Che l'orizzonte. Non state altre missioni in cui abbiamo fatto abbiamo utilizzato, c'è stato vento, ragazzi. Non dire cagate. Io ho fatto le missioni col vento. Le altre sono tutte statiche. Una cosa disgustevole. Il cuore non è un serpente. Ma posso abbattere un C-130, pure tutto grigio metallizzato. Mi pare un peccato umano. Bones away, e me ne vado. E me ne vado perché qua sparano. Ah, Zeus, siamo passati aggressivi, eh? Beh. 27. Ho assaggiato un po' il vegan, ma non va bene. Dopo l'abbattimento di Telecaster. Quella proprio non la mando giù. Quello l'hai accusato il colpo, eh? No, Zeus, no. Pesante il colpo.
Non lo fare. L'hai accusato. Non dirmi così. Te prego. No, Castro, tu hai visto una porta e l'hai sfondata, hai fatto bene. Sfondare. Non ho chiesto neanche permesso, sono entrato e basta. Fatto bene. Ma il gazzella qui, che elicottero è il gazzella? Francese. Un bidone. Beh, era l'unico che potevo prendere. Autosequence. È carino il gazzella. L'ho pensato come il mio elicottero dopo l'Oriui. Devo settare tutti i comandi, adesso non c'ho voglia. Lo Huawei. Huawei. Valerio Ocio. Exit. Ma io sono senza armi, eh. Ocio lo deve fare. Zeus, no. Guarda come arriva. No. 1, 2 e 3. Attento perché Zeus in questo momento è un animale ferito, potrebbe... Bravo. Non si sa bene cosa fa. Bravo, hai buttato giù un aereo senza armi. Bravo. Che cazzo lo sapevo? La prossima volta mandami il certificato, che te devo... Bravo. Aveva pure l'handicap del visore storto, perciò hai colpito un aereo handicapato. In che senso? Signori, io vi auguro una buona serata e un buon riposo. Oh, e vai, ci vediamo domani. Mica per lasciare il tavolo da poker così. Ho vinto tutta la partita, una mano bella grande, però ne ho vinta una. Adesso mi tiro fiero della mia mano vincente. Non so a chi sto per sparare, ma sparo. Nel dubbio becca me. Nel dubbio ha preso te. E mi ha preso me. Ha arrivato anche Yak. Buonasera. Le lascio le chiavi della baracca, signor Yuk. Io vado a dormire. Arrivederci. Buonanotte. Ciao. Bye. Che emozioni il trailer dell'Eurofighter. Hai capito, Zeus. Hai fatto 100 punti abbattendo un scimmie. Ma tu lo sai che io non ho aggiornato l'Hercules Army, però intanto hanno aggiunto delle robe. Hanno aggiunto delle robe. Non la parte aggiornato della radio, eccetera. Io lo devo mettere su. Non l'ho aggiornato, però vedo tutto lo stesso. Sì, ma ti ho detto, hanno aggiunto dei sistemi che c'erano già ma non funzionavano. Quindi in realtà molto probabilmente non riuscirai ad usare la parte della radio, ma poi fino alla fine non ci sono stati grossi cambiamenti. Caso avete burbandato la pista? No. Grazie. Ma perché non fa? Mi ricordo che l'ultima volta che l'ho utilizzato con Stuka i comandi non erano sincronizzati. Io lo vedevo spento e lui lo vedeva acceso. Invece adesso è tutto acceso. Ma perché volavate insieme? Sì. Quello che fa lui devi fare pure te, se no. E io per ora sono su armi, gli ho fatto la richiesta come secondo e vedo tutto acceso. Ma perché sei entrato quando lui già aveva fatto tutto. Ah, ok. Sì, però è impressionante vedere l'aereo all'interno del posto più senza personaggino.
Tiro sui carrelli? Già aspettati, prima. Vai, prova. Ok. Si stanno chiudendo. Sì. Te li ha chiusi? No. No, ma dai, mi ha perso tutte. Ok, adesso li vedo che fanno. Apri e chiudi. Grande. Adesso sono chiuso. Ok. Avevo tutto settato l'elicottero e invece non è più settato. Com'è sta storia? Non voglio scoprire anche io. Aspetta, che è successo? Non ci sono più. Non ti dà più i comandi che hai settato? Mm. L'ha fatto a me in tanti aerei, non lo so perché. È uno di questi del Mi-24 anche. Penso che sia stato l'aggiornamento, ragazzi. Sì, c'era scritto proprio che alcuni tasti andavano risettati. Che palle, ragazzi, però c'è veramente. Che poi almeno lo dicessero bello sistemato quali sono e perché. No, te li devi andare a cercare, devi andare a cercare di capire qualcosa. Questa è una cosa che non mi piace di BCS, perché fanno le cose e le fanno quando dicono loro e come dicono loro. Peccato. Ma tutti i giochi sono così, eh? Sì, ma loro in maniera proprio quasi ne futtano. Se avete visto l'intervista dei creatori dell'MB339, cioè hanno detto: noi ormai preferiamo fare le mod su Flight Simulator piuttosto che BCS. Come fa? Perché devono lavorarci troppo? Non è che devono lavorarci troppo, è che nemmeno avvisano i modder. Guarda, stiamo facendo un aggiornamento per dire per una settimana. Niente, proprio esistono solo loro. Vabbè. Ma in generale dicesse i modder non li ha mai quasi considerati, cioè. Lo so, però non è una cosa carina. Infatti. Adesso provo a rientrare con... Vediamo, ho riavviato DCS se mi fa prendere l'elicottero. Comunque, ragazzi, io mi sono sempre chiesto se, per esempio, io compro un modulo, ok? E poi io prendo questo modulo, lo metto in un file zip e lo mando ad un'altra persona che non ha comprato questo modulo. Ma secondo voi lo può utilizzare? No. No. Perché il controllo lo fa online ogni volta che entra. E deve essere associato al tuo account, non... E se entri da offline, magari... No... File. Teoricamente c'è una versione craccata di DCS, in cui hai tutti i moduli disponibili, eccetera. Sì. Però ovviamente offline, cioè non puoi fare niente online. Sì, no, io parlo offline, infatti, cioè non mi interessa. Ma io penso che non ci siano problemi. Sì, offline magari ce la fa. Cioè te lo fa usare. No, sto parlando proprio a livello, tra virgolette, come si dice, informatico. No, le ha ripresi. Si fare, si può fare, a meno che non ci sia comunque associato un account. Cioè deve essere una versione con un account non associato, quindi è già complicata quella da trovare. Okay. Perché secondo me se tu provi ad entrare senza connessione, lui non accetta alcun tipo di cambiamento... fin quando appunto non ti riconnetti per controllare che quel cambiamento sia realistico oppure no. Quindi quella versione craccata sicuramente ci avrà una specie di account modificato che c'ha tutto. Certo. E quindi poi una volta che ricarichi i moduli dentro, sei offline, lui non vedrà mai internet, quindi li puoi usare tutti. Comunque il modo di fregarli c'è, secondo me, volendo la dire, eh. Cioè, per il modo di fregarli, ma se tu sei online non freghi nessuno, però ovvio. Ma anche non hackeri i server loro,
Però qui diventa un po' complicato. No, vabbè, sto parlando, cioè stiamo parlando così, non è che cioè, non mi frega proprio niente, figurati. Quindi guarda, informatico potrebbe regalarci un paio di moduli a tutti. Ma io dire vi ci mando due, però. Vediamo se svaligia la banca, ma già sta pensando ai moduli. E ci compriamo i moduli, quindi soldi da banca. Anche quello. Ma perché Laurence non si collega su Discord? Perché ha detto che c'è. Ok. Sì. Tutto da risettare, eh? Non lo uso da un bel po' il Mi 24, quindi... Te, Zeus, cosa stai facendo a bordo del 27? Non ho capito. Te cosa stai facendo a bordo del 27? Io sto facendo... Batte noi. Il bambino che... Ok. Ci dà fastidio. Ero partito col Figen e sono arrivato al 27, è stato un attimo. Bordo tu farci del male. Comunque no. Ragazzi, forse prende in Big 21, quindi non lo so, ancora devo decidere. Qual erano le cose da che dovevamo settare? Allora, col Mi 24 potete atterrare sulla Tarawa e caricare truppe. Ah, ora si può? Sì. 1-0-3, flut по готовности. Отход по схеме на 300. Подавление 7-5-2. Mi ha resettato tutto il Mi 24? È così, e per l'appunto. Lore parlava proprio di quello poco fa. Io pensavo solo alcuni tasti. Perché io tutto. Ma non ci credo. Infatti anch'io lo sto riconfigurando tutto. Anche con l'aria, penso. Oggi poi no. L'Harrier praticamente addirittura se vai sul forum della Eagle Dynamic fanno dopo un file da scaricare i produttori stessi, praticamente hanno corretto un errore che hanno fatto nel, insomma, non sanno travagliare, ma c'è questo, va? Stanno facendo più casini che altro e niente. Chi è? Di Aquino, sono tornato, devo mandare a mangiare una cosa. Stai volando? Sto risettando. Ci sto volando DCS. Left wing down. Devo capire il vento da che direzione arriva. Trim reset, trim reset. Ce l'ho il Discord. Trim reset. Trim button. Questo. Ok, e poi cos'è che c'è? Sparino. Sparino. Ok, weapon. Fire weapon. Предельный угол атаки. Предельный угол атаки. E release weapon, no? No, non mi tirare niente, Zeus. Ma che c'è Zeus? Un quarto d'ora. Sto scappando che questo mi ha tirato una mandria di missili, mica uno. Grande Gilo, grazie Gilo. Strano il gatto. Ma
ha tirato una mandria di missili, mica. È 1-1, si deve prendere per forza, cioè non è possibile. E occhio che te ne stanno arrivando altri dalle navi, quindi. A me? No, a Mr. Zeus. A me non ho morto. Perché siete, ragazzi? Più 16? 18. Dai, ok, arrivo anch'io. Pronti a paracadutare qua. Ah, avete messo su la Siria? Zeus, ti conviene che ti butti dall'aereo? C'è proprio un missile nel culetto. No, non lo prendo. Lo sto stendendo di nuovo? Ah no, adesso ho perso, niente, l'ho aperto, peccato. Ora ci sono gli altri, però. Oh, grazie a Dio. Scusami, ti ho lanciato 3 Ampra e non t'hanno preso, 1-1, per la legge dei grandi numeri. Come sarà questo atterraggio, Armin? Non vi vuoi atterrare. Già ti sparano. Beh, questa sera non ho preso abbastanza, posso dire. Ma come, Lorenzo sta con me 24? Vabbè. Sì. Come you have control? Perché io sono morto molto probabilmente. Ok. Perfetto. Però non ho nessun copione. Ma aspetta, stati origi, static oil ridge, che cos'è? È la nave. Da dove parte? Oh, le truppe sono riuscite ad atterrare anche. No, perché sennò parto dal. Vabbè, parto da Anderson. Un mezzo è riuscito ad atterrare. Il Lava 25. Le truppe anche. Stasera piato le mazzate. Comunque c'è il Mi 29, 24 è tutto da re. Risettare tutto tuo con immensa gioia. Magari. Qual è? Sì, no, vabbè, ma non mi dava i comandi, non lo so perché, cioè non mi faceva. Comunque allora vedi che nell'F18 hanno messo la modalità brief nella Gem 88. L'hanno sbloccata finalmente quella modalità. Prima avevamo soltanto la modalità T-Ho-Ho e la modalità self-protect. No, non mi faceva più muovere, non lo so perché. Cioè, provavo ad utilizzare il joystick, oppure controllato se era impostato, ma patate, niente. Allora, cos'è che dobbiamo andare a bombardare? Strano. Obiettivi a terra. Scusami, puoi ripetere che modalità hanno aggiunto per l'88? Per il brief. Il più brief, che prima era... Ma era un po' che l'hanno aggiunto, se non ricordo. No, l'hanno aggiunto da adesso, cioè prima non c'era. Sì? C'era il Soul Protect e il Target. Sul 18, stai dicendo? Sì, c'era il Soul Protect. No, c'era il PB. No, c'era, l'hanno messo, infatti, me lo ricordo, l'hanno messo un po'. Sì, dalla versione scorsa. No, perché li ho usati e non c'era ancora questa modalità, io non era barrato, quindi non funzionava. Mi sembra strano. Io mi ricordo che fece il tutorial sulla pre-brief, quando è uscita la 2.7. Ma io l'ho uscita, cioè l'ho usata pure. L'hai usato? Sì. Che mi fa schifo, però... Sì, devi sapere, un po' strano. Lorenzo, sei... Scusa. Sì. Sei ancora con 16? No. Parla. Stavo soltanto dicendo che è bello il 1000 sulla piattaforma. Ma noi non se ne frega niente di quello che pensi tu. Oh!
Ma ragazzi, io... Wow, se non sono strani non li vogliamo. Penso comunque che c'è la selezione, proprio. Sì, per entrare qui, sì, per... La famosa. E qui c'è un fumogeno blu. È il punto in cui ci possono caricare gli elicotteri. Con le truppe. Ground crew, ground electric power on. Underground power. E io ho capito perché ci hai messo le navi. Ok, forse ho trovato una soluzione che potrebbe risolvere questo problema, a meno che non è un bug. C'è un tasto sull'ICP che si chiama Drift CO Switch, ok? Che è proprio sotto il numero 0. Quando sei in modalità navigation, se vedi che è sotto... Bello. Se vedi che è sotto, si dovrebbe raddrizzare facendo questo CO Switch, mentre sei in navigation mode. Aspetta, sto vedendo, sto leggendo una cosa, però questo sul manuale non c'era scritto. Allora, i mezzi che si incastrano in mezzo alle piante, veramente sta roba. Vabbè, ma mica ci vogliono far prendere ora. Ah, c'è un radar allora. Ma ci sono dei radar nemici? Prima che io parto, ci sono radar nemici da quella parte verso ruota? Radar in che senso? Radar nemici per abbatterli con la GM88. Oddio, aspetta, a Rota no, però mi sa che sull'altra isola c'è... Sull'altra isola sì, ce ne sono un bel po'. A Tinian e... a Saipan. No, perché io voglio dirigermi a Rota... a bombardare gli obiettivi, ancora ci sono dei Sam, mi carico con... No, lì è violino. Però occhio che ci sono i cosi, gli shield, che sono... Io qualcuno l'ho battuto prima. Cos'è che fanno gli shield? Quelli che si muovevano. Ti agganciano a corto raggio e ti sparano con le mitragliature. Cannone. Comunque ci sono tre cose da... cioè ci sarebbero tantissime prove da fare comunque, qualche volta mi metto di buona volontà e faccio tutta una serie di prove. Io comunque sto usando i Maverick. Se poi muovi vi raggiungo in volo. Ma semmai mi puoi lasciare a questo contendo che ti non messaggio, va bene? Che a me? No, con le lenti qua. Perché ci sono, cioè, sto vedendo, ci sono tantissime possibilità, cioè, ci sono tutta una serie di possibilità e di cose da fare. Bisognerebbe andare a provare tutto uno per uno. Ma perché? Per gli inserisci? Si dice di premere il tasto switch per quello che poi un tasto e dovrei provare tutto uno a uno. Comunque molto probabilmente è dovuto a un nuovo aggiornamento che hanno aggiunto qualche cosa che non, cioè, che ovviamente non sappiamo, quindi moria. No, vabbè, c'è da lavorarci un po' su. Comunque, nel caso mai ti scrivo un messaggio. Tre volte ne combiniamo una, ma c'è la miseria. Lo so, L'ideale sarebbe più o meno che almeno quello che fanno lo andrebbero a specificare per benino. O lascerebbero qualche sentito. O aggiornerebbero il manuale, cosa che non fanno. Almeno per alcuni eri sì, per il segno. Pazienza, manteniamo la karma, e se no Zeus qua cambia fazione. Zeus cambia la fazione, strano. Sì, sì, no, piavo troppe mazzate stasera sotto un altro video. Chiamate le navi, no? Le navi rosse. Sto venendo a pulire l'isola, visto che non siete capaci a pulire l'isola. No, mi serve un'altra paracadutata di mezzo. E mo ho piato la 10. E va bene, vai. Vado a pulire un po'. Ah,
atterrarlo. Magic 1-1. Ora è ragazzi, voi avete mai visto la gente che si lava i piatti a mare? Eh? Che senso? Non avete mai visto la gente che si lava i piatti a mare? Che no. Senso? Una volta a Palermo c'era una nostra famiglia che aveva fatto il finito, stavano lavando i piatti a mare con le cotture. Madonna, l'acqua salata. Deve sempre acqua alla fine, no? Fammi capire, sì, però... Rota è adesso nostra? No. Ho problemi con i trim su alcuni moduli, mod, comandi, sono molto spallati. Chi è questo qua che è scritto in chat? Lawrence. Lawrence. Lawrence Darabia. E questa è Cheat Runway. E infine, mamma. C'è che ha fatto con MiG-29? Va bene, boys, io vi abbandono per la gioia di Zeus e mi levo dalle scatole. Ma no, ma che sta scherzando, vero? Ragazzi, vabbè, su. Ciao, vattene. Vabbè, ragazzi, dai, che... No, ma dove cazzo vai, davvero? Ma sono le 23.45. Questi cazzi. Te li sei mai creati problemi in questa sera di travare? No, è che c'ho un mal di testa, ho aggiornato un po' così. Vabbè, frega il cazzo che c'ho mal di testa, io mi offendo. Ma che cazzo, un secondo bello. Dai, fatte un altro voletto, dai, mi faccio abbattere, dai, rimani. Ma c'è un predator qua. Sistema una cosa e torno allora, dai. Va bene. Sì, doveva essere in volo quello. No, è qua a terra parcheggiato. Lo so, doveva essere in volo. Ma qualcuno lo deve pilotare o è automatico? Doveva essere automatico. Doveva essere, tutto doveva. Tra l'altro non so neanche se si può pilotare il Predator, eh? No, c'è una mod da installare per pilotare. Però è figo, quindi, cioè, no? Cioè noi pilotiamo, il nostro stile di pilotaggio è proprio come quello, no? Non ho capito. Cioè, diciamo che noi... Un simulatore di Predator sarebbe tanta roba. Arma. Sì. Beh, diciamo che è un aereo che ti puoi divertire poco col Predator. Esatto. Il suo unico obiettivo è bombardare la serata. Fare fuoco. Perché altro la postazione che abbiamo a casa somiglia più alle postazioni che hanno per i Predator, quindi. Sì. Adesso usano un joystick della PlayStation, è un po' tu. Gli danno pure le medaglie. Quelli mica rischiano la vita alla fine, se il Predator cade, quelli sono vivi. Capito, ma salvano il culo a tanta gente i Predator. Questo sì. Diciamo che il Predator sta sostituendo veramente, cioè sta sacrificando meno vite dei piloti. Poi non te credo che i piloti dei Predator stanno così al sicuro. E, cioè oggi in realtà le basi stanno calcolando in America, le basi da dove pilotano. Bel missile balistico. No, stanno anche qua in Italia i Predator, Sì, però non stanno sul campo di battaglia. Ah no. Oddio, stanno all'aeroporto. No. Stanno imboscando. Proprio dall'America lì. Sì, dalle basi. Sì, comunque dalle basi centrali, dalle basi logistiche centrali. Sì, cioè se tipo sei il Predator in Afghanistan, il tizio sta comunque in America. Sì. Molto probabilmente in Italia, la più vicina, però comunque sta al sicuro in basi. Ma poi la cosa cioè, è come fanno che cominciano la missione e l'aereo è già in volo. C'è il vento su qua in questo come si chiama su Mariana? Sì. No, c'è. Ma dai, che palle! Armi! Ma poi non lo tolgo. No, armi veramente, non io lo detesto. La prossima volta è il ciclone deve mettere.
No, veramente lo odio il vento, che palle, ma che led up display tutto storto, ma... Mettiti... Lo puoi centrare. Mettiti Sì, ok, c'è controvento anche Age Battle. Ok, che è successo? Niente, mi avevano colpito, mi avevano danneggiato, non mi funzionava più la strumentazione, non avevo voglia di ritornare a farlo riparare. Ah, ok, è perché mi sono sparito. Vado dopo per atterrare, sarà il problema. Allora invece si sta facendo la gita sul mare. Sì, faccio una citetta. Questo fatto che non mi funziona la mappa sotto non l'ho ancora capito, Sei pure col vento a favore, allora è più veloce. ma infatti sta andando veramente forte. Però non sono tanto alto, eh. 500 piedi, stai a Pa 100 sono 30 metri, 3x5, 650 metri. sì. Va un po' tutto un po' a destra. Eh sì, c'è vento. Adesso atterro con il mio 24 qua. Carini soprassalire al calore del 24. È bello il mio 24, sì, mi ha fatto un bel lavoro. Se non avessero fatto sta cosa dei tasti Sì. sarebbe stato meglio. Ma loro è quello che sta di fronte a me con... cioè ti stai dirigendo verso Anderson? Ah, ok, allora sei tu qua. Di quota sei 400 feet. Sì. No, aspetta, che quota è... sei loro. Sì, sono a 100... 605 metri. Sì. 150 metri. No. 100 piedi sono, cioè 100 piedi sono 30 metri, 33. Anzi, adesso vado un pochino più su perché sennò picchio contro l'isola. Provo a caricare un po' di truppe anti stronzi sono lui. You away. Ruta non è attivo, vacca imbarcata, eccolo Ma guarda che prese d'aria ci hanno messo. Ma non era così prima. C'erano queste prese d'aria così che buttavano verso l'alto? Non c'erano due buchi? sul 24? Sì. Ah sì, sono i soppressori di calore, tipo il Mi 8. Ci hanno messo i Altitude, soppressori di calore, altitude. sì? Vento maledetto, c'ho tutta la cosa schiarta. Io vedo ancora i buchi. Che da quello che ho capito nella vita reale non erano così utili. Io so che praticamente erano visibilissime e quindi hanno dovuto togliere un po' di calore, Io ho fatto fuori una altrimenti. colonna con un passaggio, ma sono un grande. Ma stava qui. Un po' per tutti, eh. Sì, so, te lo dico. Vabbè. Almeno 10 CLD, dov'è? Vai, ra-da-da. E non mi sparo. Ok. Io sono passato davanti a te. Con cosa? Con Non vedi bastardi di niente? Scilcone mi stanno sparando. Come No. no? Come? Ti sono passato letteralmente davanti col 18. Altitude, altitude. Non ti ho visto. No, aspetta.
Eccolo Lorenzo. Stai sparando non so cosa. Sto provando come sparo. Oh, guarda adesso. Oh sì, ti ho visto, ho visto. Beh, dai, andiamo a prendere quei carri armati, già. Ti calma il mio elicotterino. È carino, eh. Anche se ovviamente non so proprio guidare l'elicottero. Rieccomi. Sono fatto per un paninazzo. Io non ti dico cosa ho mangiato stasera, che ti metti a piangere. Altitude. Allora, ho iniziato la serata con ben due hamburger farciti, Per poi finire poco fa con un bel kebab di 60 centimetri. Kebab da 60 centimetri. Ma sai che c'è un doppio significato questa parola, giusto? No. Allora, io feci la sfida che dovevi finirtelo entro 30 minuti. Ce l'ho fatta in 27. Il problema è che vedevo le stelle. Ma tu sei una fognatura mentale. Non sei delle stelle. Non è che tu sei scappato a un certo punto. Ti sei suicidato. Ok, io tendo a Andersen. Ma ragazzi, io vado. Ci vediamo prossimamente. Non lo so poi quando ci vediamo. Perché domani parte, vado in vacanza. Ah, finalmente, bravo. Quindi vai? Per settembre in vacanza al mare. Finalmente. Dove? Vai in vacanza. Margherita di Savoia. Nulla di speciale. Un po' triste, anzi. Però è meglio di stare a Bari con 40 gradi a certo. Di stare a Bari? Sì. Ah, tu sei di Bari? Un pochino si dovrebbe sentire. Io sono di Altamura, oggi ci possiamo incontrare. No. Sì, ma ci possiamo incontrare tipo tantissimo. È vero. Tipo tantissimo. Quanto sta? Tipo tantissimo. Quanto sta lontano? 42 chilometri. È tutta l'estate. Tornerò ogni tanto, perché magari dopo i servizi a Bari, però... Oh, mi sa che ci rivediamo a settembre. Ma di che zona di Bari sei? Madonnella. Va bene, caro. Va bene. Vacanze. Goditela. Grazie, anche a voi. Ci vediamo prossimamente. Ciao, buonanotte. È tipo lentissimo. Che brava persona, vero? Noi pugliesi siamo tutti bravi. Dillo forte. Comunque io spero che non vi offendiate. Le facciamo mangiare bene. Le donne italiane, le pugliesi sono più belle. E facciamo mangiare bene tutte le persone che vengono qua dal nord. E poi ci discriminano. Non è vero. Teroni. No, non è vero, compa, mi dispiace dirtelo, io sono siciliano palermitano, ti devo dire la verità, capitano le teste di cazzo, ma scusatemela però, ma sai quante teste di cazzo siciliani che parlano male del nord, o che appena vedono palermitanazzi, che appena vedono milanesi che camminano in giro, li fottano a legnate, gli fottono tutte cose, no compa, dipende da persona a persona. Finiamola con questa cosa che il sud è discriminato dal nord, perché non è una cosa vera a metà, è come, che ne so, i razzisti che odiano i negri o che odiano una razza in particolare, ci sono ma non sono tutti, anzi quelli del nord il sud in tantissimi lo amano. Vero.
Dai, dai. Io anche devo dirti la verità, ho conosciuto tantissime persone del nord Italia. Ah, ma pure io, perché io facendo atletica, sai quante volte vado ad Ancona, vado molte volte a Forlì, sono stato a Forlì, un sacco di posti, a San Marino. Sì, sì, guarda che ci vantano, sono tante le persone del nord Italia che ci vantano. Solo che noi del sud molte volte siamo, non tu e io in particolare, per carità, però ci sono tante persone del sud che sono veramente proprio stupidi. Questo odio che si crea, che poi alla fine che cosa dicono? Che siamo senza lavoro e siamo una manata di disoccupati, è vero. E quelli del nord ci mantengono con le tasse, e allora bisogna che lavorano di più, perché qua ce la passiamo male. Ah, questo è pure vero, però comunque diciamo... Questa battuta l'ha fatta un comico siciliano, Caciuppo, come si chiama. Lo conosco. Ma è anche vero, cioè nel senso diciamo... Non ci sta il lavoro, non ci sta. Il lavoro non ci sta, però comunque c'è tanta gente che preferisce andare a rubare. Perché si è creata la mentalità che a sud la vita è difficile, quindi io sono nato nel quartiere, quindi devo fare... devo diventare come Scarface, devo farmi scala spacciando droga. Puoi uccidere la mafia così, non la puoi uccidere la mafia. Così la mafia non esce mai, però comunque ti posso assicurare che in Nord Italia la gente ci adora per tantissime cose. Poi per carità, io sono siciliano al contrario, perché io odio tutto quello che è caldo e mi piace il freddo, però... Una tripla A mi ha bloccato. Sono quelli scilca lì. Zeus. Dica. Non mi capite questo. A Piazza Venezia, che gliene può fregare? Un cazzo. Sto rientrando alla base con un motore solo. Stuka. 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 Guarda, Carmine, no, ha fatto una missione. Non ci credo, il grande Stuka. Una missione è solo per te per i 630. Come? Armi ti ha fatto una missione solo per te per i 630. Ma visto che siete col C130, fate venire pure Stuka. Grande. Stuka per ora è impegnato. Vai, no, ragazzi, in realtà no, c'ho tutto l'armamentario, me lo sono portato come avevo detto. Ma che stai dicendo, vero? Un attimo. Ci ha messo una settimana per fare il traslogo. Cioè, scusami, se è andato in vacanza e si è portato l'Otas. No, sono a casa dei miei. Me lo sono portato. Stasera c'è avuto un sacchetto. 2 kg, non è che... Mi è pesato chi sbaglia. Che... Tu sei fuori di testa. Non è che te ne giro che ti sto facendo. Non è che te ne giro che sto facendo. No, ma Sunke è un grande. E quindi che missione è col Cinde Trenda? È quella di muovermi della spiega. Che... No, dai, qualche terogino che ti ho fatto. Qualche terogino che ti ho fatto. Io un vedo una fava, dove state? Non vedo una... A parte, ragazzi, sto facendo un aggiornamento da non so, 19. Oh, ma perché non mi spara il Maverick, Madonna mia. Sono cambiato un sacco di cose, stupino. Tipo? Anche sul 16. Tipo? Stiamo ancora cercando di capirlo. Sì, tipo che si allinea molto bene, che non riusciamo a fare quello che facevamo prima, insomma ci girano un po' le scatolinchie. Cioè non riusciamo a fare quello che facevamo prima, in che senso? Per l'allineamento della piattaforma? Sì, sì, è cambiato qualcosa. Però vabbè, se autostart lui dovrebbe allinearsi. No, anche con l'autostart c'è qualcosa che non va. Però io non l'autostart mi rifiuto, eh. Cioè io sono un purista. No, ma anche con l'autostart c'è qualcosa che non va, quindi... Ora... Magari hanno tolto le bombe per vincere facile, magari le hanno tolte finalmente. Così. No, di fronte a altre armi. Ah, buono. E vabbè, niente, raga, io ora lascio sti 19 giga a macinare, poi mi ricollego se ci siete. Okay, ma i Maverick non funzionano, i Maverick. Va cazzo. Bene, Stuka, ti aspettiamo a braccia concerte. Perché i Maverick non sparano? Aspetta, what the fuck? No, ragazzi. A braccia concerte. Dopo. Ma cioè, no, qualcuno ha battuto il mio obiettivo, ecco perché i Maverick non partono. Chi è che sta battendo i miei obiettivi? Ma perché te li sei comprati?
Eccolo. Ah, ma sta uno con 1029 che me li sta battendo tutti. Oh. Non so. Chissà chi è. 24, 1024. 1024, quello che è. Ma io sono con 4 o sono atterrato a... No, Berzo. Non sei tu, Lore. Sei quello che sta andando a fumo, dici? Sì. Lore, vedi se nel menu Other... nel menu Other, sai quello F10? Sì. Se c'è una voce CTLD. F10, se c'è una... aspetta, Other... No, dov'è Other, scusa? Quello della radio. Sai, il nuovo accentato. Ah, scusa, sì. Ah, ecco, ok. Volevi cercare che cosa? Se c'è una voce CTLD in Sì, c'è. C'è? Sì. Ferma Kaibo. Ok. Ah, vabbè, quella serve per caricare... caricare i mezzi. Ma guarda come va forte il mio... Per caricare, scusami, le truppe. Da puoi scegliere che truppe caricare, se antiaeree, quelli con gli Stinger. Li carichi e poi per scaricarli, stessa roba, CTLD. Non so chi abbatte. Allora, ho accentato. Water. CTLG. Come hai fatto a fare questa cosa? Crypt. Perché dicevo io ci sono riuscito. Non avete chiamato le navi però, mo le chiamo io, mo le chiamo io, Sappiar Pigen, il Bigen. Vai. Altitude. Allora, missione 110, vai. Editor. Mannaggia sto gatto. Addio gatto. Se non ce l'hai. Nel famoso sacchetto. Never say cat if you don't have in the sack. Come disse Trapattoni. Ma se n'era andato Valerio. Non avete mai visto Trapattoni? Dove sta questo elicottero? Che durante una conferenza stampa, vabbè, quello impazziva durante le conferenze stampa, però ce n'è una conferenza fine partita che tirò fuori sta magia. Never say cat if you don't have in the sack. Sì, mi ricordo. Traduzione rapida. Non dire gatto se ce l'hai nel sacco. E però è tipica italiana, tradotta in inglese, non so quanto funzioni, capito? Don't tell sack of no your come che si dice sack, non mi ricordo. The sack. Dovrebbe essere bag. No, bag è zaino, è una cosa del genere, sì, può darsi. Allora, ho sbloccato i mezzi che erano rimasti e bloccati. Palle, non trovo gli obiettivi, sono stati tutti abbattuti. Ce ne sono uno. Maverick, non mi spiace, non è il vostro giorno allora. Buono, che mo da spono un po' da navi. Ma a cosa serve questo ventilatore? Indovina. Sul Mi24. È molto utile, lo sai che ho scoperto che è molto utile quello? Cioè, in che senso? Perché se tu lo tieni acceso, gli elicotteri russi hanno questo brutto vizio che se tu gli dai troppa potenza al motore si staccano per un attimo. E te, non ti è mai successo che si spegne momentaneamente
si riaccende la bionica. Quel ventilatore, se tu c'è la testa in alto e lo vedi che si spegne, significa che devi... C'è qualcosa che non va. Bravissimo. E quindi c'hai praticamente, sai che poi devi andare a riattivare i comandi di ausilio al volo, no? I vari... Madonna, che ferraglia però, ragazzi. Sono offesa. E però... Oh, funziona. Capi. Io non ho capito. Dov'è che stanno? Sono qui. Ecco dove stanno. Zeus Convigen. Anche detto. Lo posso dire, c'è agente interiore. No, 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 tranquillo. Ah, ma comunque ho scoperto che ci sono due tipi di eccola. Basta un po'. Ahi. Due tipi di elicotteri russi in vent, cioè se ne compri uno compri pure l'altro oppure li devi comprare separatamente? No, se... no, sono due diversi, il Mi 8 e il Mi 24. E il Kashin. Tanto sono tutti uguali, gli aerei russi. Per questo ci sono tre elicotteri russi. C'è anche il K50. Sì, sì. No, beh, non mi interessava più di tanto. Mi sarebbe piaciuto il Mi 8, onestamente. Difficile, compagno. Difficile, 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 ma difficile. No. Ancora di più del Mi 24. No. Ma no, niente. Il Mi 24 è bello perché è pesante e in un certo senso lo controlli meglio. È molto simile come guida. Il Mi 8 col Mi 24 è molto simile. Ora più attiva flotta red? Vai. Meglio aerei sovietici, non piace. No, gli elicotteri sono una delle cose che mi piacciono di più che fanno i russi, perché sono proprio ferraglie. Ignoranti, cioè sono proprio ignoranti. Cioè, io vedo gli aerei russi, sembrano tutti uguali. Il Sukhoi 33 assomiglia al MiG-29, cioè e via dicendo. Il Su-33 è un MiG-29, praticamente. No, il Su-33 è il 27 con i Conard. No, vabbè, ma sono quasi tutti uguali, qua sono tutti brutti, a me non piacciono, il design degli aerei sovietici non piace. Cioè praticamente il Su-30, il Su-33, il Su-34... Poi anche il radar russo fa cagare... Sono tutti basati sul 27. Yes. Voi, io sono stato a studiarmi il radar sovietico, è proprio schifo, è proprio brutto, cioè funziona male, non mi piace proprio. Ma quello non è un radar, è per la tecnologia. Che loro non sanno per la precisione, cioè non sono proprio precisi, sanno che di che si tratta della minaccia, cioè loro dicono è una minaccia di primo grado, cioè, cioè loro vedono il loro radar e dicono ah vabbè, a seconda di quello che lampeggia può essere un AWACS, può essere un missile a corto raggio, cioè, e poi non sanno più o meno la quota, glielo dice una spia, gli dice ti dice che è più alto di te l'aereo nemico, ma non ti dice a che quota preciso è, cioè, capito? Penso che il 24... Ma gli aerei russi sono così, cioè hanno una tecnologia a bordo che comunque sia, dico ragazzi, rispetto a certi aerei che ci sono in circolazione, sicuramente per certe cose può essere anche inferiore, però comunque gli aerei russi sono così, o li ami o li odi. Io li odio i russi. C'è chi li ama invece, non so come fanno ad amarli. Allora non sono, esteticamente non sono brutti, cioè esteticamente sono fighi, dai, se non fosse per quel verde acqua che mettono dappertutto. Ma quello... Madonna, è vero, il cockpit quel celeste, madonna, io lo odio, madonna che fastidio. Ma però dai, quello è iconico, quello è bellissimo. Il a me non piace il MiG 15 e il MiG 21 con quel cockpit celestino, è fantastico. È stato uno dei primi modellini che ho avuto, è bellissimo. Allora, il nuovo aereo russo Checkmate secondo me è abbastanza promettente. Io l'aereo che mi fa più schifo, ma veramente schifo, proprio da vomitare, è il MiG 31, mi fa schifo. È brutto come la fame. È fantastico, cattivo, bro.
No, è bruttissimo, veramente. Io non riesco a farmelo piacere quell'aereo. Se si chiama aereo. A me piace. A me Il piace. MiG-31. A me in genere piacciono gli aerei russi, però non mi piacciono da guidare, che è diverso. È l'aereo più veloce disponibile. Sono particolari. Hai detto E poi piace. è tutt'altro tipo, cioè il loro meccanismo, la loro avionica è tutt'altro tipo. Certo. Tipo loro usano la metrica decimale, no? Sì. Quella che dovremmo Allora, usare pure guarda. noi. Allora, guarda, sicuramente c'è un problema. I russi non hanno poi tutti questi soldi da buttare sulla difesa. Ed è anche vero che comunque sia, per esempio, il Su-57, che ti dicono, ah, oh, è migliore dell'F-35 di qua e di là. Ma tu lo sai che il Su-57 neanche monta il motore che dovrebbe montare perché non hanno soldi per mettere il motore che avevano progettato di mettere. Ai russi mancano un pochettino di soldi da spendere sulla difesa, andiamo su. Cioè la Russia come in difesa spende 30 volte meno rispetto a quanto ne spende la Cina. Cioè, voglio dire, se i russi ci buttassero un poco più di soldi, stai tranquillo che farebbero molte più cose. Che comunque loro gli ingegneri hanno ingegneri veramente geniali, ragazzi, hanno comunque roba alla MIG, ci lavora gente veramente di tutto rispetto. Perché comunque il progetto del Sukhoi e del Su-57, ragazzi, c'è un progettone. Solo che mancano i soldi per finirlo. Che devi fare? Un ingegnere di Chernobyl. Vabbè, quella è un'altra storia. Il concetto del 57 è molto realistico, il fatto che dovrebbe essere in grado di controllare altri droni e tutta quella roba lì. Sì, no, il Su-57 è bel, cioè nel senso è un aereo avanzato. Però, capito, cioè, attualmente per come stanno messi, poi comunque diciamoci la verità, i russi però le uniche guerre che stanno facendo, le stanno facendo dove? In Siria contro i terroristi, quindi comunque loro a dire, ah, noi stiamo testando i nostri aerei, sì va bene, però li dobbiamo testare anche in altri campi, no? Beh, ma lo stesso discorso con gli americani, anche loro non è che stanno combattendo contro chissà chi. Però gli americani hanno avuto un'esperienza assurda in Iraq. Non è che l'esperienza in Iraq è da dimenticare, compa. Attenzione. Ragazzi, io a letto. No, perché? Perché non ce la fa più. Ma il tempo del video presto devo fare il caffè subito domani mattina. Ci mancherai? Mi vedrete. Mi Oh. vedrete. Ciao, Buonanotte, ciao buonanotte. caro, ciao Devo ciao. farci la barba Ciao. domani mattina, perché se no sono brutto. Ciao ciao. Andiamo Ciao, bene. ciao Ciao Lori Lori. ragazzi, grazie. Ciao ciao caro, ciao ciao. Avrò tolto Oh, il è fumaggio. bello l'F-18, è il mio aereo preferito, cioè non è il mio preferito, il mio secondo aereo preferito, dopo il Typhoon ovviamente. Quanto è bello il trailer del Typhoon. Lo so che è bello il Typhoon, lo so. Chi dice che il Typhoon fa schifo, lo picchi, ti giuro lo vado a picchiare. No, ma il Typhoon è uno degli aerei più belli che ci sono in assoluto. Sì, veramente. È nella top degli aerei più forti al mondo, cioè dovrebbe essere il quarto, o il quarto o il terzo. Pensare che si sono litigati tantissimo per costruirlo, Chi è che ha litigato? I francesi che volevano progettare la loro Rafale. merda del Rafale là. No, Io ad comunque. esempio il Rafale non mi piace. Però non dire che Rafale è merda, ti prego, non le dire queste cose. No, perché per me è la brutta copia del Typhoon, Ma capisci? perché l'idea dei francesi era giusta, era di dire costruiamo un aereo che sia multiruolo, che possa fare di tutto. Peccato che il Rafale non è proprio così. Beh, più o meno sì, in confronto al... Sì. L'Eurofighter è più forte. Per Molto più carità, forte. ma il Rafale c'ha pure un sacco di problemi, Non è che, cioè, dico, c'hanno avuto un sacco di Ah, problemi sì. durante la cosa quando l'hanno provato. Però comunque, guarda, secondo me tutti gli aerei sono belli. Cioè, io personalmente qua su DCS, io volerei pure con l'Albatros del Barone Rosso. Dico, non è che me ne frega niente, io gli aerei li adoro. Quindi, però,
Vagliela a dire a Crazy, là, quel ragazzo nuovo che è venuto, che odia praticamente tutti gli aerei più belli, odia l'F5. magari si sta avvicinando ora a questo mondo. Se si avvicina ora a questo, che poi io gli chiesi: ma tu sei esperto dell'F18? Ho detto sì, però non sa so neanche come si guida, come si accende l'F18, Compa, se devo dirti la verità, da quando è entrato fa la stessa domanda sia a me che a Lorenzo che a tutti quelli che guidano l'F16. Continua a fare la stessa domanda sulla stessa cosa. Gliela continuiamo a ripetere tutti e lui continua a chiederla di nuovo, quindi. Boh. Madormi, che fastidio sto vento. Non lo tolgo. Che atterraggio di merda, che atterraggio di merda, storto sto, cioè nel senso sono stato col timone di direzione a calibrarmi. Che merda, No, io non questo so come faccio a era abbastanza piacerti atterrare divertente. così, eh. Non si possono sentire certe cose, Madò, che fastidio. non si può, non si può. E quella è la parte divertente. No, io lo odio per atterraggi di merda, ti giuro, sclero su queste cose. Ma se riesci a fare un atterraggio buono con il vento, hai fatto un atterraggio super buono. Sei Ma diventato in un realtà pilota. l'atterraggio che ho fatto è anche buono dritto, però è fastidioso che l'aereo se ne va a destra. E quindi che fai? Vai a sinistra, no? No. No. E quindi devo starlo a far girare con il timone di direzione, quindi l'aereo fa tutto, tipo fa una specie di driftata in cielo, è fastidioso. Comunque ho risolto il problema dell'INS, domani glielo dico a Lorenzo. Parking, taxi to parking area. C'è un tastino che bisogna azionare. Ehi, ma quello è un cavo? No, aspetta, questo è un cavo d'arresto. È un cavo d'arresto. Come No, no? scusa, aspetta un attimo. Sulla pista c'è un cavo d'arresto? In tutti gli Dove? aeroporti ci stanno i cavi d'arresto per Sì, lo l'emergenza. so, ma dico, io dico su DCS. Lo so che in tutti gli aeroporti ci sono i cavi d'arresto, infatti mi sto sorprendendo se questo è un vero cavo. Aspetta che abbasso l'hook, fammi vedere. Dio, se è un cavo d'arresto è bellissimo, ti puoi esercitare per la portaerei. No, ma non è un cavo d'arresto, cioè, secondo me è un disegno, ma non è un cavo d'arresto. Che l'hanno fatto così, ma non è un cavo d'arresto. No, infatti, no. Vi prego, aggiungete i cavi d'arresto sulla pista. Yuk, Sì. non mi cagare il cazzo che devo affondare navi russe. Una volta che l'hai fatto? Me vuoi abbattere. Ok. È vendetta. Voglio i cavi di arresto. No, che è successo? Perché il T-Pod mi fa così, baby? Ah, perché sono scelto. Ah! Ecco, questa a Piazza Venezia proprio non gliene posso cadere meno. E insiste. No, raga, voglio che aggiungano i cavi di arresto sulla Vediamo se pista. riesco a fare Sarebbe questa. bellissimo perché uno si potrebbe esercitare per la portaerei. E secondo me questa cosa non gliel'ha mai detto nessuno alle Eagle Dynamics. Oh, ma che c'è un 29 in aria? Ma dov'è che siete? Qua non c'è nessun 29. No, Ma c'è un non è. 27, anche se... Ti rompo, ma non Ah, debatto. tanto è uguale, puoi dire 29, è la stessa cosa, è una merda. Sono qua solo Allora. per rompere i maroni e basta, non si abbatte. Sì, un altro aereo sovietico, che bello. Fantastico. Perché comunque è strano, il radar mi dice che un 29 invece è un... Sì, non, Guerra. ti dice che è un 29 anche se è praticamente un Sukhoi 25 Tango, ti dice sempre che è un 29. Tanto non Anche c'è se fosse scritto. Che un... missiloni questi qua. Oh. Sì, in effetti c'hanno dei missili strani, tipo. C'hanno dei missili enormi sotto la fusoliera. Tipo 4. Che cazzo di missili sono? Non ho capito, sono air to ground, air to air. Mannaggia, ma dove sono i bersagli? Ma ve li siete macinati tutti? Volete rimetto sulla nuova, che ho fatto un po' di modifiche per far ripartire i Togli il cavi vento. per
No. Togli il vento, non ci entra. Ce la sigla se vuoi, senza vento. Non ho la tiri. Vediamo se vanno a segno sti missili. Sono stato buono perché volevo mettere un altro sistema di bassa pressione. Beh, ha virato, eh? Ho visto. Oddio, che ha ma chi è che c'ha sto aereo? Aspetta, com'è che si chiama? Il missile. Il mio? Chi è sto aereo? Sì. L'aereo. Ha virato verso L'OG il bersaglio? Sì, sì, ha virato verso il bersaglio. Raga, chi è che ha l'EJ37 bellissimo? Non ci credo. È raro da trovare quella. Flash. Tutte e due sono dati. Sì. Ma quanto ti è andato di danni? Non ho visto. Aspetta. Non ho visto contraeree. No, no, niente. Dove è un combattimento tra Sukhoi e F-16. Non l'ho fondato. L'ho danneggiato. No, come... no, è difficile. Ecco perché non le ho messe. Perché è già attento, difficile. Quello con l'F-16, attento, c'è il Sukhoi dietro. Sì, lo so, ma non mi vuole abbattere, tranquillo. Ah, sono andati tutte e due su un bersaglio, perché qua solo per Zeus. Il coso rosso. Ma questo qua non è, cioè, non è un bot, è qualcuno che lo pilota. Sì, no, no, è che non mi vuole, vuole abbattere Zeus, non vuole abbattere me, quindi non mi interessa. Zeus. Io non ho capito. Incredibile. No, è Zeus. Zeus, quanto ti ha dato di danno? Il primo molto probabilmente 0%, il secondo? No, tutti e due i missili sono andati a segno sulla stessa nave, se tu vai sulla mappa... Eh sì, ma quanti... Non mi ha dato quanti... niente di punteggio, perché se non lo affondi non ti dà un cazzo di punteggio. No, però ti esce scritto quanto danno hai fatto sulla destra. Sulla destra... Però lì hai fatto un bel po' di danno, minchia, sono pesanti questi missili. Eccolo, ha sparato il missile, Ozzo! Jeff, l'ha sparato a te, l'ha sparato a te. Vediamo come la cava il Vegan. L'ha sparato a questo G37. Ma ha sparato a me? Io sto a farci i cazzi di mortacci. No, ti ha sparato a te, guarda che ce l'hai dietro al culo se stai con quell'aereo. Mi ha dato il consenso, eh. Non c'ho manco le contromisure, dai, ragazzi. Levati. Dai, è più lento di te, è più lento di te, non ti prende più. Continua nella direzione verso lì, verso Anderson. Troppo facile così. Non ce l'ha fatta. Dai, dai, ingaggia, ingaggia. Oddio, però devo attivare i missili, sono attivi i missili, non sai che non faccio un cazzo. Ma da quando è questo aereo? Scusa, non te l'ho mai visto, no? Ma non ti vedo più. Ho virato. Il combattimento con i due aerei, chi vincerà? Sare non c'ha manchi i cannoni. Oh! Che pelo! Sono leggermente stallato. Sei leggermente morto. No. Sì. Wow, un altro pelo. Un altro pelo. Che non c'ho i cannoni, eh. Che bidoni quei missili, ma che missili c'hai? Vedete. Se non sbaglio sono più o meno una copia di quelli americani. Sì. Ma proprio una fotocopia. Merda, è diventato incontrollabile. Perché non mi spara? Perché non mi spara? Aspetta un secondo, master arma on. Vai, tu c'hai qua. Ma con cosa mi spari? No, non sono, non ti sto sparando. Ah, dico Zeus. Ma è rimasto un missilotto. Ah, proprio simpatico. Proviamo a stare lì un secondo di cuore.
manco il comando che sganciava panico. Vai con quegli R27 là. Mi fico. Con gli Archer. Hai abbattuto lo svedesino. Oh no, cosa faranno gli svedesi adesso?